Oh no, piove. Ma fuori fa troppo freddo per fare le fotografie. Tutti i progetti fotografici che avevo in mente mandati alla malora dal cattivo tempo e dall'inverno. Ma davvero l'inverno è il nemico delle nostre foto outfit? Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale. Io, se non mi conoscete, sono Francesca Giagnolio e ho un blog in cui parlo di moda cottagecore e fotografia. Nel video di oggi parleremo appunto di fotografia, cioè di come fare delle belle fotografie outfit anche in inverno quando c'è brutto tempo. Ma prima di entrare nel vivo di questo video, vi invito a iscrivervi qua sotto al mio canale per non perdervi futuri aggiornamenti, lasciarmi un like e scrivermi un commento qua sotto su qual è la vostra fotografia preferita che avete fatto questo inverno. Provatemela a descrivere. Sappiate anche che mi potete trovare su Instagram come Francesca Giagno, dove condivido ogni giorno fotografie e stories relativamente a cottagecore e proprio alla fotografia. Ma veniamo al nocciolo di questo video, cioè come fare delle belle fotografie anche in inverno. Allora, intanto per prendere maggior autorevolezza prendo la mia macchina fotografica, la mia fidatissima Canon, e cominciamo a parlare di i vari escamotage da adottare durante l'inverno, perché ahimè, ok, sì, mentre sto registrando questo video è ancora febbraio, ma ci aspetta un altro mese abbondante di inverno e soprattutto di brutto tempo. Tuttavia c'è da dire che in inverno ci sono un sacco di ricorrenze e un sacco di pianticelle carine, no, non sto parlando di quelle, e un sacco di pianticelle carine che ci possono fare da cornice per le nostre fotografie outfit. Quindi che non si pensi che l'inverno sia una stagione morta, assolutamente no, perché? Perché ci può essere la neve che imbianca tutto e rende tutto molto più etereo e molto più bello, ci può essere l'agrifoglio che è una pianta tipicamente del periodo natalizio che rende subito qualsiasi scatto molto più festivo, molto più natalizio, ma ci sono anche ricorrenze come ad esempio il Capodanno, la Befana, San Valentino addirittura e il Carnevale. Quindi come vedete il periodo invernale è molto colorato nonostante quello che molto spesso si pensa dell'inverno. Basta saper sfruttare in maniera furbetta e intelligente la natura che ci circonda e le varie ricorrenze di un particolare periodo dell'anno. Come vi dicevo all'inizio, molto spesso in inverno, come avrete sicuramente fatto caso, piove. Già, Francesca, hai scoperto l'acqua calda? No. O meglio, per quanto riguarda soprattutto le fotografie, il brutto tempo in realtà non è un nostro nemico, purché non piova. Infatti il tempo nuvoloso fa sì che la luce del sole venga in un certo senso schermata e venga diffusa in maniera omogenea, soprattutto all'esterno. Quindi se in estate il classico mezzogiorno è un momento proibitivo della giornata per andare a fare le fotografie, in inverno non è necessariamente così, perché ci potrebbe essere un bel nuvolozzo che vi fa da schermo alla luce del sole e quindi può fare molto comodo. Tuttavia, ovviamente, prima di andare a fare delle fotografie in esterno è fondamentale controllare il meteo, perché un temporale all'improvviso non fa certo piacere alla nostra attrezzatura e ai nostri vestiti per le fotografie outfit. È quindi assai importante controllare il meteo prima, mettere in sicurezza quanto più possibile la nostra attrezzatura fotografica e andare fuori a scattare. In alternativa, se un temporale ci coglie impreparate, muniamoci sempre di un bell'ombrello, un ombrello eye catching. Che vuol dire? Vuol dire che ci sono tantissimi ombrelli in commercio, io ne ho una a forma di cuore che molto spesso utilizzo per fare delle fotografie, ma ci sono anche dei bellissimi ombrelli trasparenti che possiamo, tra virgolette, impreziosire con delle lucine o delle fairy lights. C'è una cosa che amo particolarmente dell'inverno, non soltanto il clima natalizio un pochino più casalingo che in questi ultimi tempi soprattutto viene fuori, ma soprattutto i tramonti.
tramonti in inverno sono la cosa più bella del mondo. La golden hour, infatti, durante l'inverno è ancora più bella. La golden hour è quell'ora che succede immediatamente all'alba, quindi è quell'oretta più o meno verso le 7, le 8, una cosa del genere, e anticipa il tramonto. Quindi in inverno varia dalle 4 fino ad arrivare, soprattutto in questi ultimi giorni, addirittura fino alle 5. Quindi sfruttare un momento del giorno in cui la luce è così bella impreziosirà ancora di più le nostre fotografie outfit. Delle ultime mie foto outfit, degli ultimi miei autoscatti outfit che ho fatto nel bosco, sono stati benedetti tra virgolette da questa bellissima luce del tramonto che ha reso tutto quanto molto più romantico e molto più bello. Ce l'avete presente l'effetto tipo omino Michelin? Ecco, molto spesso succede proprio questo con i nostri outfit durante l'inverno. Quindi il mio consiglio è principalmente quello di stratificare con capi molto caldi ma leggeri. Quindi utilizzare magari dell'intimo termico facilita assolutissimamente, ma anche e soprattutto collan e calzini di lana. Io sono affezionatissima ai miei collan con l'interno in pile che fanno caldissimo e mi permettono di fare delle fotografie outfit in cui sembra praticamente che sia nuda, quando in realtà indosso qualcosa di molto caldo a pelle, ma mi posso permettere magari una maglietta scollata o un paio di scarpe addirittura senza calze perché ho i leggings sotto, senza patire comunque il freddo, anche perché poi il disagio in fotografia si vede, non è tanto carino. Un altro consiglio che vi voglio dare è quello di portarvi dietro sempre degli accessori comodi, tra virgolette. Che cosa vuol dire accessori comodi? Che cappelli e guanti, guanti soprattutto se sono guanti particolari, quindi magari delle muffoline oppure dei guanti di lana senza dita, possono essere veramente dei protagonisti delle fotografie outfit. Inoltre i cappelli non vi salvano soltanto dal freddo, ma vi salvano anche da un bad hair day, cioè quando vi trovate dei capelli schifosi. Vi faranno sicurissimamente comodo. Degli altri accessori barra capi di abbigliamento molto comodi sono senz'altro le cappe, che vi faranno fare una fotografia effetto Signore degli Anelli, ma anche i cappotti. I cappotti sono la cosa più bella dell'inverno. Io indosserei tutti i giorni dell'anno solo e soltanto cappotti, perché hanno una linea veramente bellissima e super elegante. Quando andate a fare delle fotografie outfit, perciò, scegliete sempre il vostro cappotto più bello e che dona maggiormente alla vostra figura, ma anche un cappotto particolare, cioè un cappotto svasato in fondo come quello che vedete in sovrimpressione adesso, con un bel fondo a ruota, riempirà maggiormente tutta quanta la fotografia e la farà diventare ancora più viva. Consiglio bonus per chi è arrivato fino a questo punto: utilizzare i props del periodo. Quindi durante il periodo invernale abbiamo senz'altro i regali di Natale, i cuori di San Valentino, le lucine e festoni del Capodanno e del Carnevale. Quindi perché non sfruttarli all'interno del nostro set fotografico per andare a realizzare degli scatti incredibili? Bene ragazzi, spero davvero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile per le vostre fotografie outfit anche in inverno. Mi raccomando, se è stato così, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale qua sotto, lasciarmi un bel like e un commento con il consiglio che avete trovato più utile. Sappiate anche che su Facebook io ho un gruppo chiamato Autoscatto da Influencer, in cui spiego ogni settimana come andare a realizzare certi scatti, come fare il piano editoriale per il mese successivo, come fare l'editing di certe fotografie. Quindi se siete incappati in questo video, penso davvero che vi possa essere utile un gruppo del genere. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'info box. Concludiamo questo video con un bel bacio gigantesco a voi e con appuntamento al prossimo video. Ciao!